Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere come si attraversa un albero di ricerca binaria o binary search tree. Se vi siete persi il mio video precedente dove spiego che cos'è un binary search tree, potete recuperarlo, lascio il link qui da qualche parte. Questi sono i tre metodi principali per attraversare un albero binario: pre-order, in-order e post-order. Come vedete le parole sono molto simili, cosa cambia tra di loro? Cambia semplicemente il prefisso. Qui abbiamo pre, in e post. Questo prefisso ci dice moltissimo su come attraversare l'albero. Ora, senza sapere nulla di cosa siano questi tre metodi, concentriamoci un attimo su queste lettere che ho scritto di fianco. Cosa notiamo in queste tre lettere? Vediamo che la posizione della lettera N cambia quando è pre-order N sta all'inizio, quando in order N sta in mezzo, quando è post-order N sta alla fine. Le altre due lettere, che sono L e R, rimarranno sempre nello stesso ordine, quindi per preordine abbiamo N, L, R, in ordine abbiamo L, N che sta in mezzo, R che sta a destra, post-order abbiamo L, R e N. Notate sempre il pattern L e R che sono sempre in successione. Cambia semplicemente la posizione di N, che per preordine sta prima, in ordine sta in mezzo e post-order sta dopo. Ora, cosa vogliono dire queste tre lettere? Queste tre lettere sono le istruzioni che dobbiamo eseguire per ogni nodo dell'albero. Quindi per il nodo 10 dovremmo eseguire quelle tre istruzioni, per il nodo 8 dovremmo eseguire queste tre istruzioni e così via per ogni nodo dell'albero. Nello specifico, N sta per node, ovvero visita il nodo, L sta per left, ovvero visita il sottoalbero di sinistra, R sta per right, ovvero visita il sottoalbero di destra. Ora andremo ad eseguire su quest'albero questi tre metodi scrivendo qui l'output dei nodi che andremo a visitare. Iniziamo col primo metodo, preorder. Ora per prima cosa scriverò su ogni nodo dell'albero una cosa che vi aiuterà tantissimo. Ecco fatto, ho appena scritto su ogni nodo NLR, ovvero le istruzioni che dobbiamo eseguire per il metodo preorder. Iniziamo dalla root, ovvero il numero 10, ed eseguiamo la prima operazione. N. Vi ricordo che la lettera N vuol dire node, ovvero visita il nodo. Cosa intendiamo per visitare il nodo? Intendiamo una qualsiasi serie di operazioni che vogliamo fare su quel nodo. In questo specifico caso andiamo semplicemente a scrivere 10 nell'output. Quindi cosa facciamo? Andiamo a visitare il numero 10. Dopodiché abbiamo la lettera L. La lettera L vuol dire visita il sottoalbero di sinistra, quindi cosa facciamo? Andiamo a sinistra. Ho cerchiato la L perché è l'operazione corrente che rimane nello stack fino al compimento delle altre operazioni del sottoalbero sinistro. E quindi andiamo a sinistra. A sinistra di 10 c'è il numero 8. Sul numero 8, come vedete, ho segnato le tre operazioni N, L e R che sono quelle del preorder. Quindi 8 cosa deve fare? La prima operazione, ovvero N visita il nodo. In questo caso è stampare il numero 8 nell'output. Dopodiché 8 esegue la seconda operazione, che è L, ovvero visita il sottoalbero di sinistra. Anche qui cerchio la lettera L che indica che questa chiamata rimane nello stack fino al compimento dell'operazione del sottoalbero sinistro. Quindi vado a sinistra. A sinistra di 8 c'è il 4. 4 anche lui deve fare le sue operazioni. Quindi la prima è N, ovvero visitiamo il nodo. La seconda operazione è L, quindi vado a sinistra anche in questo caso. A sinistra di 4 c'è il numero 1 e anche lui ha tre operazioni da fare. Quindi uno dice: ok, cosa devo fare adesso? N, devo visitare il nodo. Perfetto, visito il nodo allora. E lo metto nell'output. A questo punto 1 deve fare L, ovvero visitare il sottoalbero di sinistra. Qual è il sottoalbero di sinistra di 1? Non c'è, quindi in questo caso ritorno e l'operazione L è conclusa. La terza operazione che devo fare sul nodo 1 è la lettera R. Ok, sottoalbero di destra in questo caso non c'è, quindi ritorno in 1 ed R è completa. A questo punto 1 è terminato, torno in 4. L'operazione L per il numero 4 è completa perché ho visitato il sottoalbero di sinistra.
la cancelliamo e dobbiamo fare R. Quindi cosa vuol dire? Andiamo a visitare il sottoalbero di destra. Bene, perfetto. Cosa c'è nel sottoalbero di destra di 4? Andiamo a destra e incontriamo il 7. Il 7 ha ancora le sue tre operazioni da fare, N, L, R. Iniziamo a farle, quindi la prima N visita il nodo. Visitiamo il nodo e lo scriviamo nell'output. A questo punto lui deve fare L, R. Iniziamo a fare L. Visitare il sottoalbero di sinistra non ha sottoalbero di sinistra. Quindi cosa faccio? Ritorno a 7 e completo l'operazione. Ora devo fare R, ovvero visitare il sottoalbero di destra. In questo caso non c'è sottoalbero di destra, quindi ritorno e completo l'operazione. Avendo terminato l'operazione sul numero 7, ritorno indietro al numero 4. E anche qui noto che ho finito le mie operazioni, quindi R è completato. A questo punto torno indietro ancora. Tornando indietro torno al numero 8. L'operazione L del numero 8 è stata completata perché ho visitato tutto il sottoalbero di sinistra. A questo punto mi rimane da fare R, ma 8 non ha il sottoalbero di destra. Quindi ritorno e semplicemente completo l'operazione. Ora da 8 torno indietro a 10, che è la nostra root, e ho completato l'operazione L, ovvero visita il sottoalbero di sinistra. Quello che rimane da fare al numero 10 è R, ovvero visita il sottoalbero di destra. Come vedete, ora abbiamo completato tutto il sottoalbero di sinistra del numero 10 e dobbiamo andare a stampare in output il sottoalbero di destra. Quindi andiamo a destra. A destra di 10 c'è il 15. 15 ha ancora le sue tre operazioni da fare, N, L, R. Iniziamo dalla prima. N, visitiamo il nodo, quindi stampiamo in output il numero 15. Ora cosa dobbiamo fare? Fare l'operazione L, ovvero visitare il sottoalbero di sinistra del numero 15. Quindi andiamo a sinistra. A sinistra di 15 c'è il 12. 12 deve ancora compiere tutte le tre operazioni. Quindi cominciamo dalla prima e visitiamo il nodo e lo scriviamo nell'output. Ora 12 deve fare l'operazione L, anche lui. Quindi cerchiamo L e andiamo a sinistra. A sinistra di 12 c'è il numero 11 e facciamo la prima operazione, che è visitare il nodo, e lo scriviamo nell'output. Ora 11 deve fare L. L è visitare il sottoalbero di sinistra. Non ho sottoalbero di sinistra, quindi ritorno. R è visitare il sottoalbero di destra. Non ho sottoalbero di destra per 11 e quindi ritorno. A questo punto 11 è completata, torna a 12. 12 ha completato l'operazione L, faccio l'operazione R, ovvero visita sottoalbero di destra. Ma non ho sottoalbero di destra per il numero 12, quindi a questo punto ritorno. Finite le operazioni su 12, ritorno a 15. Come vedete, ho completato l'operazione L per il numero 15. Quindi vado avanti e faccio l'operazione R per il numero 15. L'operazione R dice di andare sotto l'albero di destra. Andiamo sotto l'albero di destra. Cosa c'è a destra di 15? C'è il numero 18. 18 dice che cosa devo fare? Sempre le solite tre operazioni, visto che non l'ho ancora fatte. Iniziamo dalla prima, N, visitiamo il nodo e lo stampiamo nell'output. Ora andiamo a fare L per il numero 18. Non ho sotto l'albero di sinistra, quindi ritorno e completo L. Mi rimane da fare R per il numero 18, quindi andare a destra. A destra di 18 c'è il numero 20, che è l'ultimo nodo rimasto con le tre operazioni da fare. La prima operazione è visita il nodo e lo scrivo nell'output. La seconda operazione è visita il sottoalbero di sinistra. Non ho sottoalbero di sinistra, quindi ritorno e completo l'operazione. La terza operazione è visita il sottoalbero di destra. Non ho sottoalbero di destra, quindi ritorno e completo l'operazione. Le operazioni su 20 sono finite, quindi ritorno indietro su 18. 18 ha completato il sottoalbero di destra, quindi cancello. Torno indietro perché non ho più operazioni da fare, torno al numero 15. Il numero 15 ha completato anche lui l'operazione sul sottoalbero di destra. Non ho più operazioni da fare, torno indietro al numero 10 che è la root. Anche il numero 10 che è la root ha completato le operazioni da fare. E quindi abbiamo visitato tutti i nodi usando il metodo preorder. Questo è l'output. L'output per il metodo preorder di questo albero binario è 10, 8, 4, 1, 7, 15, 12, 11, 18 e 20. Ora andiamo a eseguire per lo stesso albero binario il metodo inOrder. Anche qui per ogni nodo ho scritto le tre operazioni che dobbiamo compiere. In questo caso per il metodo inOrder le tre operazioni sono left, node e right, ovvero visito il sottoalbero di sinistra, visito il nodo e poi visito il sottoalbero di destra.
Ok, iniziamo. Quindi iniziamo sempre dalla root. Abbiamo le nostre tre operazioni sul numero 10. La prima operazione è left. La cerchiamo e andiamo a sinistra. A sinistra di 10 c'è il numero 8 con le sue tre operazioni da compiere. La prima operazione per il numero 8 è left, quindi vado a sinistra. A sinistra di 8 c'è il 4, stessa cosa. Tre operazioni ancora da compiere, vado a sinistra. A sinistra di 4 c'è 1. 1 ha ancora le sue tre operazioni da compiere. La prima operazione è left. A sinistra di 1 non c'è nulla, quindi ritorno. La seconda operazione per il numero 1 è n, ovvero visitiamo il nodo e lo scriviamo quindi nell'output. La terza operazione è r. R, visitiamo il sottoalbero di destra di 1, non c'è e quindi ritorniamo. Ho completato l'operazione su 1, torno a 4. 4 ha completato l. La seconda operazione per 4 è n, ovvero visitiamo il nodo e lo scriviamo. A questo punto la terza operazione per il numero 4 è R, visito il sottoalbero di destra. A destra di 4 c'è il 7, per 7 la prima operazione è L, ovvero visito il sottoalbero di sinistra. Non ho sottoalbero di sinistra, quindi ritorno e faccio la seconda operazione che è N, ovvero visitare il nodo. A questo punto cancello la terza operazione R, non ho nodi a destra e quindi ritorno. Le operazioni su 7 sono finite e ritorno a 4, che finisce la sua terza operazione e ritorna indietro a 8. 8 finisce la sua prima operazione che era left. Faccio la seconda operazione per il numero 8 che è n, visita il nodo e lo scrivo nell'output. La terza operazione per il numero 8 è r, ovvero visita sottoalbero di destra, ma non ho sottoalbero di destra per il numero 8 e quindi ritorno. A questo punto 8 ritorna in su di 1, anche lui ritorna al numero 10. 10 ha completato l'operazione per L e fa la seconda operazione. A questo punto la seconda operazione è N. Visitiamo il nodo e lo scriviamo nell'output. La terza operazione per il numero 10 è R. Cerchiamo R e andiamo a destra. A destra di 10 c'è 15 che ha ancora le sue tre operazioni da fare. La prima operazione per il numero 15 è L, ovvero vado a sinistra, cerco L. A sinistra di 15 c'è il 12. 12 deve fare la prima operazione che è L, quindi cerchio L. A sinistra di 12 c'è 11. 11 la sua prima operazione è L, cerchio L. Ma a sinistra di 11 non ho nulla, quindi ritorno, completo L e faccio N, visita il nodo. Visitando il nodo 11 lo scrivo nell'output. Completando la seconda operazione, la terza operazione che mi rimane da fare sul nodo 11 è R. Andiamo a destra, ma a destra non c'è nulla, quindi ritorno. Completando 11 ritorno a 12, che completa la sua lettera L. A questo punto la seconda istruzione da fare è N, visitiamo il nodo e lo scriviamo nell'output. Quindi cancelliamo N e lo scriviamo nell'output qua. Molto bene. A questo punto la terza operazione che ci rimane da fare per il nodo 12 è R. Ancora una volta non ho niente a destra di 12, quindi ritorno e completo l'operazione. 12 ritorna a 15 che completa la prima operazione che è L. A questo punto 15 deve fare la sua seconda operazione che è N, ovvero stampiamo il nodo nell'output. La terza operazione di 15 è R. Cerchiamo R e andiamo a destra. 18, prima operazione left, andiamo a sinistra, ma non c'è niente a sinistra di 18, quindi ritorno. Seconda operazione su 18 è stampare il nodo. Cancello e stampiamo il nodo nell'output. La terza operazione per il numero 18 è R, andiamo a destra. 20, la prima operazione di 20 è andare a sinistra, non ho niente a sinistra, ritorno su 20. 20, la seconda operazione è N, ovvero stampiamo il nodo nell'output. La terza operazione per il numero 20 è andare a destra, non ho niente a destra di 20, ritorno. Completando l'operazione su 20, ritorno a 18. 18 ha completato la sua lettera R perché ha visitato tutti i nodi del sottoalbero di destra. A questo punto ritorno a 15, che anche lui completa R. Completando la sua terza operazione, torna indietro alla root, che anche lui completa la sua terza operazione. In questo modo abbiamo visitato quest'albero binario con il metodo inOrder. Vorrei farvi notare una cosa interessante che avviene in Binary Search Tree usando il metodo inOrder. Se ci soffermiamo un attimo sull'output, noteremo che i nodi sono ordinati in ordine crescente, ovvero in questo caso 1, 4, 7, 8, 10, 11,
11, 12, 15, 18 e 20. Questa è una cosa particolare che appunto avviene negli alberi di ricerca binaria con attraversamento in order. Ottimo, ora ci rimane l'ultimo metodo che è post order. Anche qui, come gli altri due metodi, su ogni nodo ho indicato le tre lettere, ovvero in questo caso L, R, N. Prima di iniziare quest'ultimo metodo vorrei sottolineare il fatto che non c'è veramente nulla, ma nulla da ricordare per quanto riguarda i tre metodi di attraversamento di un albero. Basta semplicemente soffermarsi sulle parole, ovvero pre-order, in-order, post-order, e spostare quindi di conseguenza la lettera N prima, in mezzo o alla fine. Ok, iniziamo, ma andiamo molto più velocemente perché ormai siete diventati bravissimi. Quindi dalla root 10 a 3 operazioni, prima e left, vado a sinistra. 8, 3 operazioni, left, vado a sinistra. 4, 3 operazioni, left, vado a sinistra. 1, 3 operazioni, non ho niente a sinistra, completata. R, non ho niente a destra, completata. N, visito il nodo. Ritorno a 4, completa la prima. R, vado a destra. A destra di 4 c'è il numero 7. A sinistra di 7 non c'è niente, completata. A destra di 7 non c'è niente, completata. La terza operazione è visitare il nodo. Ritorno a 4 che completa R e visita il nodo per la terza operazione. Ritorno a 8 che completa la prima. La seconda operazione per 8 è right, ma non c'è niente a destra, quindi completo e faccio la terza operazione che è visitare il nodo. Completata la terza operazione torno a 10 che ha completato la lettera L, quindi vado a destra. A destra di 10 c'è 15, 15 prima operazione da fare L, vado a sinistra. A sinistra di 15 c'è 12, anche lui, prima operazione da fare, L, vado a sinistra. A sinistra di 12 c'è 11, la prima operazione è L, ma non ho niente a sinistra di 11, quindi completo. Non ho niente a destra di 11, quindi completo. La terza è N, visitiamo il nodo 11. Completo e ritorno. 12 ha completato la lettera L, ora è il turno di R. R non ho niente a destra di 12, quindi completo. La terza operazione per il nodo 12 è N, quindi visito il nodo. Visitando il nodo torno a 15, 15 completa L e inizia a fare R. A destra di 15 c'è 18, la prima operazione per 18 è L, ma non ho niente a sinistra di 18, quindi ritorno e completo. La seconda operazione per 18 è la lettera R, quindi vado a destra di 18 c'è 20, la prima operazione per 20 è L, non ho niente a sinistra, quindi completo. Non ho niente a destra, quindi ritorno e completo. La terza operazione per il numero 20 è stampare il nodo. A questo punto ritorno a 18, che completa la prima operazione. La terza operazione per il numero 18 è stampare il nodo, quindi lo stampo. Ritorno indietro a 15, che completa la seconda operazione. Rimane N, quindi stampo il nodo per 15. Completo, ritorno a 10, che è la nostra root. La seconda operazione per il numero 10 è terminata. Mi rimane da fare la terza operazione per il numero 10, che è stampare il nodo in output. In questo caso il risultato per il post order è 1, 7, 4, 8, 11, 12, 20, 18, 15, 10. In questo modo, molto velocemente, abbiamo completato anche il metodo post order. Questo conclude il video, se vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie!